Sua Eccellenza il signor Prefetto, sindaco di Cosenza, tutti gli altri sindaci più poveroni, tutte le altre autorità militari e civili, e anche un saluto ai preti. È giusto. Ci mettiamo in cammino, benedetti dalla pioggiarella. Se diventa pioggia rossa non è più benedizione, quindi partiamo subito nel nome del Signore. Nel nome del Signore andiamo in pace. Il Papa si rivolge anche ai responsabili delle istituzioni che hanno compiti educativi. Veglino con grande senso di responsabilità. Mi rivolgo poi ai responsabili politici, chiedendo loro di aiutare concretamente le famiglie e le istituzioni educative ad esercitare il loro diritto dovere di educare. Non lasciatevi prendere dallo scoraggiamento di fronte alle difficoltà e non abbandonatevi a false soluzioni, che spesso si presentano come la via più facile per superare i problemi. Non abbiate paura di impegnarvi, di affrontare la fatica e il sacrificio. Eccole! Thank you.
quando l'uomo crede in attenzione e conferma la speranza del Signore, più che resistenendo l'Europa, il pesante porterà la luce di misericordia e salvezza, ci siamo riuniti insieme per invocare la Signore, il principe della patria, il dono della vita. Siamo accompagnati in questo quadro orando dall'esortazione del Santo Padre Benedetto XVI, che nel suo messaggio per l'annuale giornata della pace ci invita a guardare il 2012 con questo atteggiamento fiducioso. È vero, nell'anno appena terminato è cresciuto il senso di frustrazione per la crisi che sta assedando la società, il mondo del lavoro e l'economia. Una crisi le cui radici sono anzitutto culturale e antropologica, ma in questa oscurità il cuore dell'uomo non cessa tuttavia di attendere l'aurora di cui parla il salmista. Tale attesa è particolarmente invisibile nei giovani, ed è per questo che il mio pensiero si rivolge a loro, considerando il contributo che possono e debbono offrire alla società, nella convinzione che essi, con il loro entusiasmo e la loro spinta ideale, possono offrire una nuova speranza al mondo. Convinti dell'importanza che la spinta ideale dei giovani trovi la dovuta attenzione di tutte le componenti della società, come comunità ecclesiale guardiamo ai giovani con speranza, incoraggiandoli a trovare e cercare la verità, a difendere il bene comune, ad avere prospettive aperte sul mondo e occhi capaci di vedere cose nuove. Per loro e con loro vogliamo elevare questa sera la nostra comune preghiera. Preghiamo. O Padre, per la tua benevolenza, la creazione continua e sorge il sole sui buoni e sui cattivi. Libera l'uomo dal peccato che lo separa da te e lo divide in se stesso. Fa che nell'armonia interiore creata dallo Spirito diventiamo operatori di pace e testimoni del tuo amore. Regna tu nei nostri cuori e nell'umanità del nuovo millennio, finché da te guidati possiamo seguirti ogni giorno e in ogni situazione per chiamarci ad essere veramente tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dal libro dell'Esodo: non fare il male, perché il male non potrebbe. Stai lontano dall'iniquità, ed essa si allontanerà da te. Figlio, non seminare nei solchi dell'ingiustizia per non raccogliere sette volte tanto. Non cercare di venire il giudice se ti manca la forza di estirpare l'ingiustizia, perché temeresti di fronte al potente e getteresti una macchia sulla tua retta condotta. Anche al povero tendi la tua mano, perché sia perfetta la tua benedizione. Dal messaggio del Santo Padre Benedetto XVI: l'educazione è la cultura più affascinante e difficile della vita. Educare significa condurre fuori da se stessi per introdurre alla realtà, verso una pienezza che fa crescere la persona. Esso richiede la responsabilità del discepolo, che deve essere aperto a lasciarsi guidare alla conoscenza della realtà, e quella dell'educatore, che deve essere disposto a donare se stesso. Per questo sono più che mai necessari autentici testimoni, e non per i meri dispensatori di regole e di informazioni, testimoni che sappiano vedere più lontano del caso, perché la loro vita abbraccia spazi più ampi. Il testimone è colui che vede per primo il cammino che propone. Quali sono i luoghi dove matura una vera educazione alla pace e alla giustizia? Anzitutto la famiglia, poiché i genitori sono i primi educatori. La famiglia è cellula originaria della società, è nella famiglia che i figli apprendono i valori umani e cristiani, che consentono una convivenza costruttiva e pacifica. È nella famiglia che si imparano la solidarietà tra le generazioni, il rispetto delle regole,
perdono e l'accoglienza dell'altro. Essa è la prima scuola dove si viene educati alla giustizia e alla pace. Viviamo in un mondo in cui la famiglia e anche la vita stessa sono costantemente minacciate e non di rado frammentate. Condizioni di lavoro spesso poco organizzabili con le responsabilità familiari, preoccupazioni per il futuro, ritmi di vita frenetici, migrazioni cerca di un adeguato sostentamento, se non della semplice provvidenza, finiscono per rendere difficile la responsabilità di assicurare ai figli uno dei beni più preziosi, la presenza dei genitori, presenza che permette una sempre più profonda condivisione del cammino. Per poter trasmettere quell'esperienza e quelle certezze acquisite dagli anni, che solo con il tempo trascorso insieme si possono comunicare. Ai genitori desidero dire di non perdersi l'anima, con l'esempio della loro vita esortano i figli a porre la speranza, anzitutto in Dio, da cui solo sorgono giustizia e pace. Soprattutto con Dio, l'autentica libertà
non può mai essere raggiunta nell'allontanamento da lui. La libertà è un valore prezioso, ma delicato. Può essere frainteso e usata male. Oggi un ostacolo particolarmente insidioso all'opera educativa è costituito dalla massiccia presenza nella nostra società e cultura di quel relativismo che, non riconoscendo nulla come definitivo, lascia come ultima misura solo il proprio io, con le sue voglie, e sotto l'apparenza della libertà diventa per ciascuno una prigione, perché separa l'uno dall'altro, riducendo ciascuno a ritrovarsi chiuso dentro il proprio io. Tutte queste cose le ho osservate
che altro mi manca? Gli disse Gesù, se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai il tesoro del cielo. E vieni, seguimi. Udita questa parola, il giovane se ne andò, disse, possedete infatti molte ricchezze. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Fa tutti noi questo augurio di saper attendere
nella visione di Isaia conosce cose nuove, conosce nuovi. Vorrei presentare il Santo Padre il messaggio della giornata mondiale della pace, quest'anno in una prospettiva educativa. Arrivare i giovani a questo tema, fare i giovani alla giustizia e alla pace. C'è una convinzione di Santo Padre. Le settimane dei giovani, anche l'ultima qui in Spagna, lo hanno fatto convinto sempre più della ricchezza, dell'entusiasmo, della spinta ideale che oggi le nuove generazioni possono offrire come nuova speranza. L'abbiamo visto con un atteggiamento giovanile, soprattutto in quella notte in cui tempesta d'acqua, di vento, e sorvegliando seduto lì al suo posto, quando Giuliano, le persone che ha detto alla sua persona, lo invitavano ad alzarsi, di andare via, perché ormai tutto inciuppato d'acqua, 84 anni, lui domandò, i giovani che fanno, se ne vanno? No, si fermano. E il Padre, nonostante questa confusione, vuole fermare su quello. Questa comunione piena di questo uomo della cultura, il servizio che è diventato una storia di anni e soprattutto amico, possono fidare le nuove generazioni. Educare i giovani nei luoghi che il Santo Padre numera soltanto, anzitutto la famiglia, abbiamo sentito dalla lettura quanto oggi ai genitori, alle famiglie, tutte le componenti educative, formative, come pure responsabili di vari ambiti della vita religiosa, sociale e politica, economica, culturale e della comunicazione. Tanto che il Santo Padre dice tutto questo non è un'opportunità, essere attenti al mondo non è un'opportunità al mondo dei giovani, ma è un dovere primario di tutta la società per la costruzione di un futuro di giustizia e di pace. Tratta comunicare ai giovani l'apprezzamento per il valore positivo della vita, suscitando nei giovani desiderio di spenderla al servizio del bene, al servizio del bene. Credo che anche come Chiesa, cari confratelli, dovremmo attrezzarci per una catechesi che ci porta al Signore all'incontro con Cristo, ma una catechesi che forma le coscienze delle nuove generazioni, non solo una coscienza religiosa, etica, ma anche una coscienza sociale. Credo che forse anche a livello di catechesi dovremmo riferirci più spesso alla dottrina sociale della Chiesa e inserirla nel contesto di un cammino formativo. I luoghi ancora, e i luoghi sono, cari fratelli e care sorelle, quelli che il Signore mette ogni giorno a disposizione di tutti noi. Santo Padre fa una riflessione sulle preoccupazioni, le indignazioni, pensiamo che Santa l'indignata, manifestata da molti giovani, soprattutto in questi ultimi tempi, e in varie regioni. E qui il Papa che dice di guardare con speranza fondata verso il futuro di questi giovani che si indignano perché molte cose non vanno come vanno bene. Abbiamo ascoltato quali sono le problematiche che oggi fanno vivere con la vita. Il desiderio di ricevere una formazione che li prepara in modo più profondo
ad affrontare la realtà, la difficoltà di formare una famiglia, a trovare un posto stabile di lavoro e grande progresso, l'effettiva capacità di contribuire al mondo della politica, spesso chiuso alla nuova generazione, ma su questo ricordo la mia lettera pastorale politica, della cultura, dell'economia, per la costruzione di una società che abbia un volto più umano e solidale. Mi piace pensare il contributo di tutti noi, delle istituzioni civili, ecclesiastiche, ma della società civile, dei semplici cittadini che vogliono dare a questa nostra città, a questa nostra provincia, Cosenza, questo volto umano, solidale, vincendo quella reattura di una presenza che come primogra in mezzo a noi che è la mafia, e non solo la mafia, avere il coraggio anche di parlare di società che purtroppo partendo anche di principi fuori, molto lo conservano, sono società inquinanti e che determinano molto ritardo nel cammino di una crescita solidale, umana, della nostra gente e della nostra terra. Iopra che entra in tutti i cani di cani e noi dobbiamo ritardi, contrapposizioni, contraddizioni che sono di questa società che viene chiamata società onorata, ma tutta meno che la tua, è in società disonorata e dobbiamo avere il coraggio di tagliare tutti i ponti. I responsabili dell'educazione, abbiamo sentito che è l'avventura più affascinante ed anche difficile della vita, questo educare richiede la responsabilità del discepolo, ma anche la responsabilità chiedono, sono due libertà che si incontrano. La libertà vede il giovane attento, ha un cammino di testimoni, non c'è educatore se non c'è testimonianza. Indica un cammino, cari amici, educatori a tanti diversi livelli, indica un cammino deve prima percorrere. Abbiamo un ricordo meravigliosa, Cristo che dice vieni e segui, anche stasera nel Vangelo, poi purtroppo non ha seguito, ed era un giorno onesto, pulito, ha osservato sempre il comando di Dio. Ma Gesù gli chiede, grande educatore, adesso, vieni e segui. Lui percorre il cammino, la strada, e ai suoi discepoli chiede che sta seguendo. Dovrebbe essere così per ogni buon educatore, viene sé, ma restando se stesso. Al massimo, come chiesto al giovane, liberando il cuore, ecco lì, deducere e lucere il cuore da tutte le pesantezze che tante volte trattengono le belle aspirazioni del giovane. Che il mazzacuglio del cuore umano che va liberato e vedete ascoltavamo poc'anzi che per questo sono più che mai necessari autentici testimoni e non meri dispensatori di regole e di informazioni, testimoni che sappiano vedere più lontano degli altri perché la loro vita abbraccia spazi più ampi, e questi spazi più ampi vi abitano a dire l'ordine, quello che è il quotidiano, per percorrere strade certe e sicure. I luoghi, abbiamo detto, la famiglia è stata abbastanza proclamata nella lettura, il pianto della famiglia, soprattutto quell'invito del Papa, conoscendo, come abbiamo ascoltato, la difficile situazione oggi
di essere famiglia, luogo di incontro per i tanti motivi che abbiamo ascoltato. Da un certo punto il Papa si ferma e non perdete, desidero dire di non perdersi l'anima. Genitori, non perdete l'anima. Per esempio, della vostra vita sono stati figli a porre la speranza di tutti in Dio, da cui solo sono giustizia e pace a Dio. Il Papa si rivolge ai responsabili delle istituzioni, dando compiti educativi, perché vedono con grande senso di responsabilità affinché la dignità di ogni persona sia rispettata e valorizzata in ogni circostanza. Non sempre succede, ci sono anche per di noi esempi meravigliosi, cioè rispettare la persona, la dignità, valorizzarla in ogni circostanza. A voi delle istituzioni, Signore delle istituzioni, il Santo Padre dice che ogni giovane possa scoprire attraverso il vostro servizio educativo, possa scoprire la propria vocazione, accompagnandolo nel far fortificare l'ordine che il Signore ha accordato. Il Papa si rivolge poi ai responsabili politici, chiedendo loro di aiutare completamente le famiglie e le istituzioni educative ad esercitare il loro diritto dovere. Un ricordo molto forte, ho visto anche il commento dei medici, della stampa, lo fa i giornalisti, quanti sono operatori della comunicazione. Nell'odierna società, afferma il Papa, i mezzi di comunicazione di massa hanno un ruolo particolare, non solo informano, ma anche formano lo spirito di loro destinatari e quindi possono dare un apporto notevole all'educazione dei giovani. Non c'è educazione senza comunicazione, anzi c'è questo bel binomio, si cammina assieme, educare, comunicare, educare. È importante che quanti siamo impegnati, credo per primo, nella comunicazione, la viviamo aiutando anche attraverso la cronaca, che è informazione, una cronaca che troppo spesso si appunta solo per fare subito, ma anche in episodi che farebbero bene ad essere non dico dimenticati, c'è diritto di cronaca, ma come presentare uomini della carta stampata, soprattutto anche i video, questo lo devo comprendere. La notizia buona va messa in prima pagina, le altre notizie ci sono pure, però quanto è importante che i nostri giovani abbiano dai mezzi di comunicazione un messaggio di educazione e di crescita. Vorrei, cari amici, ripetere quanto abbiamo ascoltato, il messaggio che si fa dalla parola del Papa, trepidazione e speranza. Cari giovani, voi siete un dono prezioso per la società. Non lasciatevi prendere dallo scoraggiamento di fronte alle difficoltà e non abbandonatevi a false soluzioni, che spesso si presentano come la via più facile per superare i problemi. Cari giovani, i problemi stanno dinanzi a noi, ogni giorno, dinanzi a voi, ma dinanzi a tutti noi. È importante che questi problemi che sono dinanzi a noi ritornino le certezze che stanno dietro di noi, che ci accompagnano ogni giorno. Una problematica che tante volte diventa l'ansia di tanti ragazzi, anche di noi adulti, che non è ancorata nelle certezze della vita,
che c'è un Dio a cui puoi rivolgere il tuo sguardo. Bella immagine che il Papa ha appunto guardare verso Dio, di una famiglia che ti dà certezza, di una compagnia di amici che è per il bene e non ti trascina il male. Le certezze, cari amici, che noi dobbiamo dare soprattutto ai nostri giovani, perché dinanzi al problema non si scoraggiano e non avvengono più gli episodi che di tanto in tanto turbano, e anche in questi giorni, la nostra coscienza di uomini, ragazzi che pensano di concludere la vita perché non hanno risolto il problema, qualche volta i piccoli problemi della vita. E infine, vi invito ai responsabili politici di offrire ai giovani un'immagine limpida della politica, come vero servizio per il bene di tutti. Questo invito agli uomini politici, così chiaro, sante, perché sia il loro servizio per il bene di tutti, mi ha particolarmente spinto a scrivere loro, uomini della polis, la mia lettera pastorale che stasera ufficialmente consegnerò a tutti voi che siete tutti riuniti. Mi ha convinto anche, dopo aver letto il messaggio del Papa durante le vacanze natalizie, l'alto messaggio della Suprema Magistratura dello Stato, del Presidente Napolitano, quando dice, afferma, nel suo messaggio di verità, non c'è futuro per l'Italia senza rigenerazione della politica e di fiducia nella politica. Rigenerazione della politica e di fiducia nella politica. È una grande responsabilità che è testa a voi uomini politici, ma anche a noi che siamo le persone che dobbiamo ricevere un servizio e che dobbiamo dare la fiducia. Non è tempo di antipolitica, non è tempo di credere che la politica è sforzo, ci ha capito, non è essere qualche politico di sforzo per i tanti suoi, la politica è servizio. Molti giorni fa Maria Letta Martini, dopo ce la ricordiamo, questa donna pubblica, spesso al Parlamento italiano, parlando ai cattolici, non si potrebbe reggere al ritmo stesso della politica, terribile rischio di avvalamento e di accudimento morale che può derivare dall'esercizio del potere. Chi voglia comprenderla deve sentire dentro di sé non solo il comandamento della propria onestà, ma una motivazione interiore di grandissima intensità. Concludo. La lettera si riferisce a questo, facciamo una premessa. Noi vogliamo partire dalla scoperta delle motivazioni profonde che guidano chi si candida a guidare la cosa pubblica e si occupa dell'amministrazione dei nostri comuni, siede nei consigli provinciali, regionali, in Parlamento e fa parte di giugno. Perché riscoprire le motivazioni profonde? Perché ritengo che oggi il mondo della politica, come quello dell'economia, fatichi a stare con i piedi per terra e a parlare a tutti. Spesso il suo linguaggio è incomprensibile, politichese. Persone addette ai lavori e tutto quello che dovrebbe riguardare la vita di ogni cittadino è percepito fuori dai palazzi della politica, come teatrino, l'autorizzazione, quella di la produzione, insomma, mera gestione del potere e non slancio, sonno, progettualità, immaginazione, capacità di anticipare i tempi, di carità, amore verso la propria terra, la propria gente. Servizio, sì, proprio servizio. Una parola che svolgo di forza.
posto nello Spirito. Servizio, soprattutto se per soccorrere, consolare, essere punto di riferimento, rinunciare a sé e del bene delle istituzioni che sono la casa di ciascuno e non i piccoli gruppi. Servire vuol dire sentire sulle proprie spalle la responsabilità di dover governare e prendere decisioni secondo l'universale e non il particolare. Significa soprattutto educare la sana politica, essere l'esempio per i giovani che devono essere messi in condizione di diventare i padroni del proprio futuro. Chi sbarra il campo l'entrata delle nuove generazioni in politica si comporta da feudatario e non da uomo delle istituzioni. Ho deciso quindi di indirizzarmi a alcuni spunti di riflessione come professore del servizio e devo confessare che tante realtà amministrate e tanti politici vivono già un po' la provincia. Bisogna essere in grado, anzi essere in grado.
Padre Santo, donaci la tua benedizione perché ci doni la forza nella nostra vita quotidiana di sostituire l'odio con l'amore, la fidelità con la comprensione, la differenza con la solidarietà. Apri sempre più il nostro cuore le esigenze concrete dell'amore di tutti i nostri fratelli, finché possiamo essere sempre più dei costruttori di pace. Benedici tutti gli uomini di buona volontà, specialmente quelli che sono in pena, soffrono e muoiono nel parto di un mondo più fraterno. Fate per gli uomini di ogni razza e di ogni lingua e che presto il tuo regno di giustizia, di pace e di amore. Questa supplica arriviamo a te col cuore di figli, cantando insieme. Oh.
male che sia colpito ancora, un ringraziamento all'ufficio di pastorale del lavoro, ai problemi sociali che anche con fatica preparato questa bella giornata e con piacere stanchi la sera dopo. Ringrazio anche il caro giornale, la porto della presenza e dare incoraggiamento a tutta questa iniziativa, ringrazio dare a tutti i sacerdoti, saluto tutti, ma sia consentito un saluto particolare ai nostri sindaci, sono baluardo di libertà nella nostra terra, lavoro da sposto, io ho avuto la gioia di incontrare tutti i consigli comunali, il mio gruppo giro di 2 anni e più, ho visto quanta fatica oggi soprattutto, che le grandi sono sette, quanta fatica si fa, ma quanta dignità voi sindaci date alla nostra gente e alla nostra terra, siamo poi gli altri settori più presenti, di giorno, la provincia. A lei in Presidenza grazie di sempre, è una presenza amabile, te lo dico col cuore, una presenza di coraggio. Per salutare i cari sindaci, spero di poter col tempo anche rivedersi perché c'è un'iniziativa per i nostri sindaci. La lettera che all'inizio sembra futura, poi chiudiamola per tanta ricchezza, dalla vostra testimonianza, dal vostro servizio. Diamo alla nostra gente ancora quella testimonianza di servire il cuore appassionato. Voi tutti saluto carissimo signor Questore, assieme alle altre forze dell'ordine, per quello che fa, il principio di libertà però della nostra. Saluto l'onorevole Giusto, che rappresenta il Parlamento italiano, e che rappresenta anche la regione, della Roma. Ci sono altri che forse discutono. Saluto tutti il signore Santi, che deve spartire la giovane per le persone che il nome di cuore. Subito dopo consegnerò prima autorità ai sindaci la lettera pastorale che costa di altri 4 milioni. Signore sia con voi e con il Spirito in attività della presenza. Dio onnipotente e misericordioso vi benedica e vi dia il dono della vera sapienza portatrice di salvezza. Amen. Egli che nel suo figlio l'ha fatto uomo, ha rinnovato l'opera della sua creazione, vi illumini con gli insegnamenti della fede e vi aiuta a perseverare nel bene. Amen. Mostri la via della verità e della pace e guidi i vostri passi nel cammino verso la vita eterna. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con tutta la vostra vita. Andate in pace. Grazie. Grazie. Eccellenza.